una forza, è la sicurezza, è la tranquillità. Io quando arrivo a fare un'apertura, malgrado ne abbia fatte tante, arrivo sempre con una certa agitazione. Perché? Perché ti si secca la bocca e non riesci a parlare, perché non sai a quale punto sbaglierai, dove non riuscirai a formulare parola. Allora, quando incomincio ad essere agitata, dico, vabbè, tanto c'è carmine. E carmine c'è, è una certezza. Quindi Carmine Donnola che ci reciterà una poesia. Scoppio nella mente. Grazie, Carmine. Non vendo parole, questi versi sono i miei sensi, con l'anima in gola, tra cemento e asfalto, ne ho fatta di strada, con pazienza e con calma ho costruito l'albero strano, il mio mosaico. Consonanti e parole su rami bruciati. Essere buono mi riesce difficile. Le persone sono strane, non riesco ad amarle. Le radici di vita mi hanno insegnato ad essere onesto. Al riso beffardo del misero uomo preferisco i miei geni. Loro almeno sono molto sinceri. La vita è missione, non la si gioca. La mente è visione, non riesce all'inganno. Fiaschi e bottiglie scolate, grosse bevute, indolori tappati, hanno fatto dire alla gente, ai famiglia, sii più serio. Non ci riesco. Mi viene da ridere. Ho strane visioni. Vedo antilopi e giaguari con giacche, camicie ed occhiali. Acquistano panfili, caviale e champagne. Io scrollo le spalle, ma non sempre è così. Nella terra dei giusti la bilancia è scassata. Non ci sono pesi e nemmeno misure. Allora, io sono un ex alcolista, per questo ho chiamato questa poesia Scoppio nella mente, quella mente che io ho scoppiato con l'alcol, creando dei danni abbastanza importanti. Dico questo, no? Per dire agli altri aiuto, se si vuole uscire dalla dipendenza si può.